Buonasera, bentrovati cari amici di Focus, bentrovati. Ci siamo lasciati 15 giorni fa che eravamo lì all'inizio dei nostri esercizi. Allora, com'è andata questi 15 giorni? Siete stati bravi? Ci scommetto che avete cucinato tanto, perché io continuo a ricevere sempre i post di amici che mi mandano le ricette che hanno nel forno. E, insomma, c'è chi poi invece mi fa vedere come fa a fare ginnastica, c'è chi, tanti lettori che mi hanno mandato le foto dei miei libri che mi dicono che sono in compagnia con i miei libri. E, insomma, abbiamo fatto già trascorrere questi primi 15 giorni di esercizio. Siete stati bravi? Spero che siete stati bravi, vero? Siete stati in casa, eh? L'avete capito che dobbiamo veramente fare ognuno la nostra parte. Vedo che state iniziando a arrivare, grazie, vedo che state crescendo così già molto rapidamente. Grazie a tutti quanti, comincio a vedere Barbara, Patrizia, Silvietta, Silvia, Barbara Ferri, grazie, Mauro. Allora, scambiamo due parole prima di iniziare a parlare di quello che è l'argomento di questa sera. Allora, devo dirvi che sono veramente molto felice con questa sera perché so che questa sera inizierà qualcosa che è veramente utile per tutti quanti noi. Ma intanto aspettiamo che arrivino ancora un po' così, ecco, dei nostri amici. Avete visto come stanno andando le cose? Allora, dobbiamo capire che, ve lo dico da giornalista questo, di quello che passa nei corridoi della nostra professione, insomma, che insomma, dobbiamo ancora tenere duro. Non uscite, per favore, non andate a fare come cioè, stamattina, cioè si è sentita cioè, questa interpretazione. Guardate, un'amica ha scritto una cosa, me l'ha mandato una cosa bella, l'ha postata anzi su Facebook, di questo nonno bravissimo che avrebbe potuto iniziare ad andare fuori con il nipote e ha detto no, io non esco, perché dobbiamo dare una mano, no? Dobbiamo assolutamente non fare arretrare quel pezzo di strada che siamo riusciti a fare tutti insieme. Perché siamo stati bravi comunque, no? È vero che ci sono stati tanti che hanno continuato ad andare in giro in modo, come dire, un po' da incoscienti. E, è vero che c'è stata anche gente che ha fatto, avete seguito i fatti di cronaca, addirittura hanno fatto spettacoli per strada, insomma. Sapete, noi siamo molto assortiti, vedete che anche in questi momenti si capisce il livello di evoluzione delle persone. Ecco, no? In questi momenti noi vediamo come ognuno di noi ha maturato una sua coscienza sociale, come ognuno di noi ha maturato una sua evoluzione interiore. Ecco, no? Vedo che gli occhiolini aumentano, allora, mi stavano cadendo gli occhiali. Aspettiamo ancora un po', Alessandra, Pier, grazie. Aspetterei ancora un po', io Miranda vedo, Ivana, grazie, Pier, Joseph, il mio Joseph che è qua presente con noi, il mio grande assistente, Adamo, Miranda. Grazie, grazie. Contenta che voi siate arrivati. Questa sera vi aspetto ancora così un po', perché quello che ho da dirvi è molto importante, insomma, per voi. So che ci sono anche tante offerte, ecco, in giro, che quindi sulla rete adesso ci sono veramente tante persone. In questo periodo tutti quanti hanno avuto, anche cioè, i vari gruppi che esistono, poi hanno avuto tutti quanti un grande incremento di iscrizioni e di visualizzazioni perché siamo tutti in rete. Quindi diciamo che fortunatamente c'è un aumento fisiologico, ecco.
Diciamo che sarebbe stato meglio di no, ecco, sarebbe stato molto meglio non vivere queste cose, però sappiamo che adesso la rete è diventata veramente, cioè, molto, molto importante. Quindi, anzi, è importante che voi altri ne facciate un buon uso. Ci sono tante offerte adesso in rete e tante persone stanno scoprendo che, ad esempio, si possono andare a vedere i musei in rete, si possono seguire i tutorial. Insomma, abbiamo tante tante opzioni, stiamo conoscendo di più, ecco, questo mondo. E quindi sicuramente noi abbiamo visto come focus che c'è stato appunto questo incremento di iscrizioni al nostro gruppo e quindi veramente ringrazio tutti quanti i nuovi iscritti e do un grande benvenuto, spero che ci siano diversi di voi a seguire questa sera per la prima volta, perché appunto se si sono iscritti in questi giorni non mi avranno sicuramente conosciuta. Anzi, per chi non mi conosce, mi presento, sono Anna Tamburini Torre, sono una giornalista e sono una scrittrice legata al mondo immateriale da tanti anni, meglio, forse chissà, anche da altre vite, ecco. Però sicuramente sin da piccola avevo già la strada segnata e poi adesso mi ritrovo qui e quindi do davvero il benvenuto a tutti i nuovi iscritti di Focus. Cominciamo a vedere insomma la storia, ecco, come siamo arrivati a quello che fra poco vi dirò. Quando Enrico Valentini, fondatore di Focus, mi ha cercata, quindi qualche anno fa, mi ricordo che io non conoscevo Focus e lui mi ha spiegato che cos'era Focus e io appunto gli ho detto che sarei andato a vedere cos'era questo gruppo e quindi sono andata a guardare e ho visto insomma che c'era un assortimento, ecco, di rete con contenuti molto insomma variegati e mi ricordo che la prima considerazione che feci a Enrico fu proprio quella che ci ha portati qua questa sera. Io mi ricordo che gli dissi: sai Enrico, un gruppo come questo, come quello di Focus, il mistero della vita, secondo me dovrebbe comunque svolgere anche un po' una funzione formativa, una funzione un po' didattica, cioè dovremmo insegnare attraverso il gruppo, dargli delle opportunità di poter apprendere, no? Quelli che sono i pilastri, le fondamenta delle teorie di tutti gli argomenti che noi trattiamo qua a Focus, no? Perché quando vengono i relatori, ognuno relaziona per quella che è la sua esperienza, per quella che è la sua competenza, però quando ad esempio si va all'università si studiano prima i testi base, no? Quindi si studiano le teorie. E io ho detto a Enrico che secondo me avrebbe dovuto svolgere anche questo compito un gruppo come questo. Ed è stata una cosa che io sempre ci ho tenuto nella testa, che ho sempre rinnovato a Enrico come mio pensiero di quello che secondo me poteva essere il compito anche di Focus. Da settembre io poi ho accettato di entrare a far parte, di essere anch'io un'amministratrice di Focus e quindi ovviamente ho promesso a Enrico che avrei messo a disposizione quelle che erano le mie competenze e quelle che, insomma, quella che è la mia professionalità in termini di comunicazione, di giornalismo e ovviamente di esperienze nel mondo immateriale della spiritualità. Vedo che siete aumentati, vi ringrazio. Saluto un po', ne avrò perso qualcuno, vedo Angela, vedo Rocco, Ornella, Miriam, grazie, grazie, grazie a tutti, Anna, grazie, Cecilia, Sandro di Rio, Sandro è uno dei pezzi forti e le persone che fanno i convegni lo conoscono molto bene perché lui che è ci porta nei convegni i libri, insomma. E vedo anche mio figlio Tanai, grazie Tanai che segui la tua mammina questa sera. E Cecilia, Stella.
Ciao Anna, grazie. Nicola anche, grazie. Bello, mi piace Elga, grazie. Laura, sono contenta perché siamo in compagnia, ecco, siamo veramente tra amici. Ecco, questa sera io mi sono trasferita per chi mi segue nel salotto di Anna, di solito mi vede nel salotto di casa mia. Invece questa sera io mi sono messa nella mia biblioteca, proprio perché, insomma, è una serata importante e noi questa sera dobbiamo praticamente inaugurare LUCS, l'Università della Conoscenza. Che cos'è LUCS, l'Università della Conoscenza? E appunto, come dicevo, la concretizzazione che è di qualche cosa che girava da anni ormai nella mia testa, ed è una cosa in cui io credo tantissimo, ma è una cosa che, come dire, è come se me l'avessero esplosa nella mia testa quando abbiamo iniziato a vivere queste nostre quarantene. Perché io ho cominciato a pensare, oltre a vedere, ricevere tutte le chiamate, gli scritti, no, dei miei lettori, degli amici, dei conoscenti, e quindi vedendo che tante persone erano in una condizione in cui avevano a disposizione tanto tempo. E mi sono detta, ma guarda che questo forse è proprio il momento in cui si possono aiutare le persone a attraversare queste giornate, a impegnarle in modo proficuo per loro, per la loro evoluzione, e forse è il caso di accelerare, di fare finalmente una cosa che da tanto tempo, no? È sempre rimasta nella mia mente, cioè è stato il mio primo pensiero nei confronti di Focus, quando io ho aperto per la prima volta il gruppo Focus e ho cominciato a guardare tutto quello che c'era e mi sono detta, ma secondo me qui bisognerebbe offrire alle persone l'opportunità di poter fare i percorsi, quelli di base, per poter strutturare davvero, cioè, il discorso della conoscenza, ma su quelli che sono davvero i pilastri molto importanti e portanti di tutto questo discorso della spiritualità e del mondo immateriale. E quindi davvero è arrivato il momento, ecco, di concretizzare, ecco, tutto questo. E quindi per me è stato, come vi ho detto, un po' un'accelerata incredibile, perché vedevo c'è tutta questa gente. Poi gli amici del Cerchio Firenze 77 ci hanno fatto proprio questa richiesta, mi hanno detto che gli sarebbe piaciuto Enrico Ruggini, che voi avete visto, che è uno psicologo, uno psicoterapeuta, con cui abbiamo organizzato anche di fare le pillole di benessere quotidiano per il periodo del coronavirus, e quindi è così che è nato, no? Poi anche questo appuntamento, che da adesso sino a quando, insomma, non entreremo in un regime di pseudo normalità, insomma, proprio a sostegno delle persone, ecco. Enrico Ruggini, proprio lui, cioè, che mi ha proposto di fare le letture, no, del Cerchio 77, io gli ho proposto di fare la storia anche del Cerchio 77. Voi Firenze 77, voi ne avrete già sentito parlare, peraltro tutti i libri del Cerchio Firenze 77 sono e stampati dallo stesso editore dei miei libri, cioè Edizioni Mediterranee, e quindi, cioè, voi ne avete già sentito parlare parecchio, perché abbiamo la nostra Mirella Ristuccia, che è una delle relatrici di Focus, e lei già ha parlato, no? Alcune volte di Roberto Setti, che è questo grande medium. Diciamo, è il padre, ecco, del Cerchio Firenze 77, ecco. E quindi quando mi ha proposto, cioè, questa cosa che voleva fare questo, io lì che stavo pensando, mi dicevo, ma forse adesso bisogna che io mi organizzi alla svelta, senta un po' di relatori, mi faccia prepari un programma didattico di contenuti, delle discipline da poter affrontare, cerchi appunto i relatori e si parta e si approfitti adesso, si faccia questa cosa. Forse anche questa è un'altra grossa opportunità che noi abbiamo a disposizione, no? E così è stato, guardate, è nato tutto così improvvisamente, ma perché secondo me era il momento,
sapete, no? Tanti di voi che praticano, sono questi percorsi, sanno che le cose avvengono quando è il momento, no? E ho già sentito tante persone mi hanno già cercata per dirmi: ma che bella cosa questa. Io spero davvero, credetemi. Sarà che io ho una formazione, all'università io ho frequentato il magistero, quindi ho fatto prima psicopedagogia e quindi ho studiato la didattica e io sono molto innamorata della didattica. Quindi tutti quelli che possono essere discorsi formativi, e quindi è un po' una cosa che la sento, sulla mia pelle. Quindi, cioè, prima di fare gli studi in giornalismo e pubbliche relazioni, ho fatto questi percorsi formativi. E quindi per me, credetemi, fare questo è proprio come una madre. Ecco, io ho questo senso sempre, della cura, cioè di preoccuparmi di quello che può servire di più. Per aiutarvi, per farvi crescere. Tanti di voi lo so che sono già molto avanti, ma tanti invece sono magari solo l'inizio del percorso, quindi anche chissà quanti di tutti i nostri nuovi amici che si sono iscritti a Focus in questi giorni, no? Io ho visto che c'è stata questa crescita così esponenziale, no? Guardate che appunto anche Zuckerberg lo dice che in questo periodo c'è stato un incremento del 70% dell'utilizzo della rete, tant'è che hanno persino paura che vada tutto, che salti la rete, insomma, per dirla in soldoni. E quindi io spero davvero che questa proposta, che io ho buttato giù, cioè un giorno dopo l'altro, molto molto rapidamente, che veramente riesca a soddisfare le vostre esigenze per quanto riguarda la formazione. Quella formazione che magari tanti di voi avrebbero voluto fare, nel senso che magari hanno visto i testi, magari hanno anche i libri in casa, però non li hanno aperti, ecco. E questo secondo me è il momento. Guardate, in questi giorni, io dico sempre, è il momento della verità. In questi giorni, della verità in che senso? Dove vengono fuori, cioè, tante cose, vengono fuori quelli che sono i nostri desideri, le persone che sanno interpretare in modo resiliente questo esercizio che stiamo facendo, si chiedono che cos'è che possono fare e approfittare di questi giorni per fare quelle cose che avrebbero sempre voluto fare, no? Io sento diverse persone che si avvicinano, non so, alle lingue straniere, chi impara a suonare degli strumenti, chi si mette a cucinare. Ecco, tanti leggono, tanti ne approfittano per magari iniziare a leggere, no, dei libri di loro interessi. Quindi, che cosa succede? Che noi vediamo un'opportunità di poter avere a disposizione durante i vostri pomeriggi delle lezioni, quindi delle docenze. Quindi io ho pensato, facciamo l'università della conoscenza, perché noi che siamo su questo canale e andiamo a toccare, cioè, certe tematiche, no? Ovviamente abbiamo la questione della conoscenza, quella che non è il sapere, no? Quindi la conoscenza è qualche cosa che già ci fa trascendere, no? Anche dalla dimensione terrena. E quindi cerchiamo di dare questa offerta a voi perché voi altri possiate mettere grazie per i vostri cuori, perché voi altri possiate davvero, cioè, imparare delle cose che magari avreste voluto imparare, ripassarne anche, no? Di cose, ma ripeto, cioè, approfittatene, approfittatene. Guardate che queste lezioni verranno trasmesse. Alcune saranno in diretta, alcuni docenti magari le registreranno, però sappiate che noi adesso, cioè, inaugureremo questa nostra università della conoscenza che si chiama LUPS, quindi luce, mi sembra giusto, ma guardate che LUPS, questo nome, è una cosa che mi è arrivata, non è una cosa che io ho pensato, perché io avevo pensato un altro nome. E poi invece mi è arrivato LUPS. Lux, l'università della conoscenza. E quindi io sono felice di essere la mamma di questa università della conoscenza, che
che si è preoccupata di creare per voi un percorso di crescita, così come un genitore si preoccupa per il proprio figlio di fargli fare dei percorsi che lo aiutino nel suo cammino. Quindi siamo in una università e perciò siamo anche nella mia biblioteca, così iniziamo bene in un ambiente idoneo appunto allo studio. Allora, come abbiamo detto, questa università si chiama LUCSO, l'Università della Conoscenza. Avremo le lezioni, le faremo al pomeriggio alle ore 15. Io non riesco però a leggere di qua i messaggi. Secondo solo, che vediamo come risolve. Possiamo fare in modo che io possa Sì. leggere qua? Grazie. Perché se no lì non riesco a vedere sino in fondo. Quindi inizieremo le lezioni alle ore 15. Voi le potrete seguire a quell'ora perché vengono mandate in onda, però sappiate che queste lezioni poi resteranno sempre in rete, perché verranno poi messe sul canale di Focus, sulla piattaforma YouTube, e voi altri li troverete sempre queste lezioni. Le troverete come? Cioè, le troverete divise per argomento, quindi per ogni docenza c'è per ogni disciplina c'è un docente, e voi troverete le singole discipline con il nome del docente, con le lezioni che ogni docente farà. La programmazione che noi abbiamo adesso è di 6 docenze, di 6 discipline, quindi da poter seguire. Inizieremo già questa settimana, venerdì, segnatevelo sull'agenda, venerdì alle ore 15 inizierà la prima lezione, e sarà la prima lezione di storia del Cerchio Firenze 77 con Enrico Ruggini come docente. Adesso vi dico prima tutte le discipline di questa nostra università, che un po' alla volta andranno sempre più implementandosi, però incomincio a darvi tutto quello che noi abbiamo. Da che parte siamo? Di qua o di là? Siamo sempre di qua, ok. Quindi abbiamo detto che avremo storia del Cerchio Firenze, poi dopo lo riprendiamo, ogni disciplina. Storia del Cerchio Firenze 77 con Enrico Ruggini. Poi avremo la storia della tradizione vedica e della Bhagavad Gita con docente Giacomo Bonaveglio, poi li riprenderemo tutti. Poi avremo la scienza e filosofia dello spirito, docente Regina Zanella. Poi avremo storia della metafonia, docente Ilde Genoese. Alcuni di questi sono relatori che voi già conoscete, però sappiate che noi adesso non facciamo, non sono né seminari, non sono le dirette che vengono fatte di solito su Focus, stiamo facendo un percorso didattico di formazione della base delle teorie. Vedete che c'è storia, storia, storia del cerchio, storia della tradizione vedica della Bhagavad Gita, storia e filosofia dello spirito con Regina Zanella, storia della metafonia con Ilde. Quindi faremo quella parte che di solito non si fa quando si fanno le dirette, no? Quindi andiamo a vedere proprio le origini, ecco, e quelli che sono, ripeto, i pilastri fondanti di queste teorie o di queste discipline o di queste filosofie. Poi avremo la storia dell'educazione e del cambiamento, che è interessantissimo perché praticamente ci spiega proprio, c'è cioè, la storia dell'educazione al cambiamento. Quindi noi possiamo educarci al cambiamento, no? La formula più recente è quella del coaching, ovviamente. E avremo come docente Pierre Joseph Vicari, che è anche lui un altro docente molto di rilievo. Io ho cercato sempre di mettere insieme delle docenze che siano adeguate come percorso per poter dare a voi, cioè, il massimo dell'informazione in questo ambito, no? Quindi in tutta la parte storica, no?
Noi avremo, ad esempio, la storia dei medium e dei sensitivi mistici. Anche qui voi conoscete già la Mirella Restuccia, adesso lo vedremo, ma affronteremo un altro percorso. Ecco. Poi avremo, interessantissimo, chissà quanti di voi anche già lo studiano, comunque la storia della dottrina teosofica. E anche qui abbiamo una docente di altissimo livello che è Mirella Barla. Come vedete, io sono riuscita a mettere in fila in questi giorni di corsa sette docenze, calcolando che noi abbiamo tutti i lunedì pomeriggio, sempre alle 15, le pillole per questo periodo, le pillole di benessere quotidiano. Vedo i vostri cuori, grazie, vuol dire che vi fa piacere. Calcolando che appunto abbiamo a lunedì le pillole di benessere quotidiano, e poi negli altri pomeriggi noi avremo quattro docenze che si alterne tre docenze che si alterneranno, cioè voi avrete la lezione ogni 15 giorni su quella disciplina, cioè la storia del cerchio Firenze come Lux, voi la grazie che più un volo di cuori, cioè un volo di cuori, grazie, grazie. E adesso poi io vi scriverò, dobbiamo cercare di scrivere anche la mia mail, di modo che voi altri, se avete bisogno di iscrivervi, io vi do la mia mail e voi altri mi potete scrivere e fare le domande. Adesso ve le lascerò scritte in un post. Vi stavo dicendo, quindi voi avrete la lezione per ogni disciplina, ce l'avrete ogni 15 giorni. L'abbiamo fatto anche perché i nostri docenti, ovviamente, non vogliamo dargli, cioè, un carico così assiduo, no? Però voi dovete sapere che praticamente avete ogni settimana 4 pomeriggi con le docenze, con gli 3 pomeriggi di Lux dell'Università della Conoscenza più le pillole di benessere quotidiano. Quindi voi avete Focus che vi dà l'opportunità di avere quasi tutti i pomeriggi della settimana alle 3 un appuntamento da poter seguire. Ora, io penso che sia importante che voi altri riusciate a realizzare qual è il valore, ecco, di questo progetto. È proprio quello di dare a voi l'opportunità, da un punto di vista personale vostro, proprio, di creare una formazione. Cioè, può succedere che nella vita uno magari voglia fare delle cose, voglia seguire delle lezioni, voglia frequentare l'università e che invece non riesca a farlo e che non possa, non abbia il tempo, no? Noi siamo come una università telematica. Voi potrete seguire queste lezioni a qualsiasi ora del giorno o della notte. Se non potete seguirle nel momento in cui le mandiamo in onda, quando ci sono i docenti che fanno le dirette, voi ve lo potrete comunque rivedere in qualsiasi momento del giorno o della notte. Quindi l'opportunità che noi vi stiamo dando è davvero di frequentare una università che vi porterà come ricompensa non un pezzo di carta, ma un pezzo della vostra anima, perché vi porterà una conoscenza che vi aiuterà a migliorare la vostra vita e a migliorare anche la vostra anima. Io credo profondamente in questo progetto. Vedete, per me non è importante per me avere palcoscenici o andare alla ricerca dei consensi. Credetemi, non ho bisogno di niente. Il mio ego veramente è molto sereno e voglio solo fare le cose che mi rappresentano, quindi la mia identità, e voglio soprattutto fare il mio compito, quindi aiutarvi a fare un percorso di crescita.
chi mi segue nei seminari e nelle mie conferenze o chi legge i miei libri sa perfettamente qual è il mio compito. Il mio compito è davvero come giornalista di fare l'ufficio stampa dei piani alti, come dico sempre. Quindi portarvi la conoscenza che serve per riuscire a comprendere davvero il vero senso della vita. Ma questo è il percorso che faccio io quando ci sono io. Ma in questo lavoro io so che vi sto aiutando a fare il percorso dell'evoluzione, perché dai piani alti dicono sempre che è molto importante che voi altri capiate qual è il vero senso della vostra vita e che viviate il vostro tempo nel miglior modo possibile, realizzando i vostri progetti terreni. Non vi sto dicendo che non dovete occuparvi delle cose della materialità, vi sto dicendo che dovete occuparvi delle cose della materialità con delle consapevolezze elevate, quindi con la consapevolezza di sapere qual è il vero senso della nostra vita e sapere dare di conseguenza il giusto valore alle cose. E nello stesso tempo prendere tra le mani la vostra vita ed essere responsabili dell'evoluzione e del cammino, non solo della vostra vita terrena, ma anche della vostra anima. Chi mi conosce lo sa, io lo dico sempre, nessuno lo farà al vostro posto. Quindi adesso voi avete una grande opportunità. Ognuno seguirà ciò che magari gli risuona meglio, no? Le cose che piacciono di più. E seguite quell'onda lì, incominciate da lì, incominciate a seguire le discipline. Se vi piacciono tutte, beh, io sono felice se vi piacciono tutte, vuol dire che ho fatto centro, che ho saputo in qualche modo ascoltarvi e capire che vi poteva servire avere uno stimolo su un fronte, uno su un altro, e quindi in questo modo completare un corollario di vostre competenze, di vostre conoscenze. Guardate che, come vi ho detto l'altra volta, 15 giorni fa, probabilmente, nonostante tutti i disagi, arriverà anche un momento in cui rimpiangeremo di non avere più a disposizione tutto il tempo così come ce l'abbiamo adesso. E quindi se voi siete già così interessati, oppure vi state affacciando adesso sulla soglia, no? Di questo cammino nella spiritualità, approfittatene, approfittatene. Io per parte mia so che farò questo, e vi ripeto, lo faccio veramente con tutto il cuore e con molto amore, perché ripeto, per me ha senso così la vita. Per me oggi più che mai, se già lo era prima, oggi più che mai, soprattutto con il passare degli anni, no? Capisci, quali sono le vere cose che contano? Noi in questo periodo lo stiamo facendo questo esercizio, no? Adesso che non abbiamo, grazie per tutti i vostri cuori, non abbiamo più una vita come l'avevamo prima, no? Siamo stati costretti in modo coercitivo a doverci ripiegare su noi stessi e a farci delle domande e a cominciare a guardare quali sono le cose che contano, a rimpiangere quelle cose che potevamo fare in grande libertà che adesso non possiamo fare più, no? Ecco, questo ci sta facendo fare come esercizio. La storia oggi. Oggi la storia ci chiama in qualche modo a un momento della verità. Non importa quale sia stata l'origine di questa situazione che noi stiamo vivendo, ve l'ho già detto la volta scorsa e ve lo dico proprio da giornalista perché di cose ne girano tante, no? In questi giorni di news e di fake news. Non importa, non perdiamo le energie per cercare di capire se è stato generato, procurato, se è stato un complotto oppure no, se è la natura che si ribella oppure no. Può essere tante cose, noi possiamo fare tante letture di quello che sta succedendo oggi, no? Certo, potrebbe anche essere davvero, c'è cioè, un modo coercitivo per indurci, perché d'altro canto il mondo è materiale, quando deve fare, come dire, un po' di repulisti o deve mettere in riga un po' l'umanità, usa le forze della natura e quindi usa ciò che c'è nella natura, no?
Quindi potrebbe anche essere una cosa generata naturalmente, come potrebbe anche essere, come sentiamo, no, dire tanto, qualche cosa che è stata creata dall'uomo, o che sia frutto di qualche mente perversa che vuole gestire, no? Manipolo di menti che vogliono gestire, la realtà della dimensione umana e i mercati soprattutto. Ecco, quindi non usiamo le nostre energie per questo. Adesso usiamo le nostre energie per fare al meglio ciò che possiamo fare. Quindi utilizziamo al meglio ciò che possiamo utilizzare. Io mi sono chiesta che cosa posso fare. Cosa posso fare io, Anna Tamburini Torre, giornalista, ufficio stampa dei Pieni Alti? Che cosa puoi fare tu per loro adesso? Che cosa posso fare attraverso Focus? Ringrazio Enrico Ballantini che ha avuto l'idea anni fa di creare Focus, no? E che cosa posso fare io per voi? Questo mi sono chiesta. E questo è il motivo per cui io ho voluto creare questo progetto, no? E creare quindi Luxem, l'Accademia della Conoscenza. Perciò, come vi ho detto, noi avremo queste discipline che voi potrete seguire. Quindi andrete all'università. Se vi chiamano, dovete dire al telefono, cioè, non posso, sono impegnato, sono all'università, sto seguendo Luxem, no? Poi anche carino, è Luxem, eh? Come nome, suona bene, Lux, l'università della conoscenza. È anche un po' onomatopeico, ecco. Avete da stare in casa e avete da andare all'università. Vediamo le discipline, no? Ve le ridico un attimo, una per una. Quindi abbiamo la storia del Cerchio Firenze 77. Come vi dicevo, avremo Enrico Ruggini, che è uno psicologo, è uno psicoterapeuta. Lui si divide tra la Toscana e il Veneto. Vi leggo un po', abbiate pazienza perché mi sono messa giù tutti gli appunti per potervi dare in modo senza saltare le cose, senza dimenticarvi niente. Quindi lui è uno psicologo, uno psicoterapeuta, l'avete già conosciuto perché appunto ha già iniziato a fare le sue pillole di benessere quotidiano, ma ha anche fatto già una meditazione, insomma. E lui è docente di formazione in psico-oncologia e conduce dei corsi per i medici e per gli infermieri. Inoltre fa i seminari che sono ispirati alla psicosintesi e alle costellazioni familiari. È un terapeuta di un'associazione fantastica che è specializzata in che cosa? In psicologia dell'emergenza. Ed è un'associazione che è sempre attiva, quindi con psicologi che collaborano insieme alla Protezione Civile e sono sempre accanto alla Protezione Civile, anche adesso, per la gestione di quelli che sono i traumi di massa, no? I terremoti oppure quello che stiamo vivendo adesso. Difatti, oggi sono impegnati insieme alla loro associazione nel sostegno nei confronti dei sanitari, perché sapete, non è mica facile stare in trincea, non è mica facile stare dentro le sale operatorie, non è mica facile stare nelle sale dove ci sono tutti quelli intubati, tant'è che hanno degli shock da un punto di vista emozionale e quindi devono essere supportati anche i nostri medici, infermieri, gente che va in prima linea a curarci, a cui va ovviamente anche io mi unisco a tutti quanti, un grande ringraziamento per tutto quello che stanno facendo, più tutti quelli che non sono negli ospedali ma che sono fuori dagli ospedali che permettono a noi di poter soddisfare i nostri bisogni primari, no? Ecco, quindi tutte le altre categorie che non sono negli ospedali. Quindi giustamente ci sono queste equip di psicologi e psicoterapeuti che sono di sostegno, no? Perché non solo i nostri medici, i nostri infermieri lavorano
condizioni, questo è un altro capitolo, ma non voglio far polemiche, in condizioni ancora disagevoli perché non sono ancora tutti protetti, insomma stanno arrivando adesso i rinforzi, quindi. E lui fa parte anche di questo staff, quindi. Ma che cosa è anche interessante di Enrico Ruggini è che lui è stato un diretto testimone del fenomeno del Cerchio Firenze 77, cioè lui ha conosciuto Roberto Setti, ha lavorato insieme a lui, ha conosciuto tutti, la sorella, e poi ha conosciuto quindi molto bene in diretta, come dire io da giornalista, tutte le guide e i grandi maestri che sono arrivati durante le sessioni di canalizzazione di Roberto Setti. Quindi sarà molto interessante, e lui è, appunto, come anche la nostra Mirella Restucci, è non solo uno studioso degli insegnamenti, ma anche lui, quindi di tutte le guide, e è anche lui un appassionato divulgatore, ecco. Che cosa farà il nostro Enrico Ruggini, che peraltro io lo dico, che ho fatto anch'io quando facevo scuola di giornalismo il corso di dizione, e quindi Enrico Ruggini tra l'altro è piacevolissimo da sentire, chi di voi l'ha già ascoltato avrà subito realizzato che la sua è una voce ben impostata, che arriva molto, no? Così vicina alle persone, e il mio amico Ciro Imparato, quello dell'Accademia della Voce, avrebbe detto che lui ha la voce dell'amore, con il colore dell'amore, quindi ha una voce che è molto vicina e che è molto toccante. Quindi lui che cosa farà? Cioè, nella prima parte praticamente inizierà a raccontarvi quella che è la storia del Cerchio Firenze 77. E quindi venerdì prossimo, quindi dopodomani, domani giovedì, venerdi alle 15, segnatevelo sull'agenda, quindi partirà la prima lezione della nostra Università della Conoscenza, con Enrico Ruggini che incomincerà a spiegarvi la storia del Cerchio Firenze. Quindi le prime lezioni saranno sulla storia, ma poi lui leggerà in modo integrale i testi, che sono i testi base del Cerchio 77, e quindi lui leggerà e commenterà. E in più faremo in modo che voi altri, so che diversi di voi hanno già i testi del Cerchio Firenze 77, ma noi faremo in modo che anche chi non ce l'ha i testi, sono quattro testi base importanti, anche chi non ha il testo possa seguirlo, perché vi daremo indicazioni, ve lo dirà Enrico Ruggini, se o li mettono loro sul loro sito del Cerchio Firenze, voi potrete andare a prendere le dispense, quindi avere i capitoli che verranno letti nella lezione successiva, di modo che anche chi non ha il libro possa seguirlo stampandosi le pagine e i capitoli che noi sappiamo che Enrico Ruggini avrà di scelto meglio di leggere e affrontare. Quindi ci saranno dei moduli, delle lezioni per ogni lezione, lui deciderà che cosa vorrà leggere, che cosa vorrà fare come capitolo, voi troverete il file con quelle pagine e quindi voi potrete seguire una pagina dopo l'altra, e in questo modo avrete l'opportunità di fare davvero un percorso formativo e di conoscere delle cose molto importanti, perché tutte le guide del mondo immateriale che sono arrivate durante le sedute del Cerchio Firenze 77 hanno detto delle cose molto importanti per noi, per la nostra evoluzione. Perciò questo è il primo percorso disciplinare che voi potrete fare con la Lux. Poi passiamo alla storia della tradizione vedica e della Bhagavad Gita. Quanti di voi avranno sentito parlare dei Veda? Quanti di voi si saranno un po' persi, no, dietro anche già solo la pronuncia di tutti questi nomi in sanscrito, i nomi nella lingua hindi, e quindi la difficoltà già solo del pronunciare, ecco, questi nomi.
Ma tanti di voi sicuramente avranno sempre sentito citare la Bhagavad Gita e l'avranno anche, si saranno anche interrogati, poiché viene definita, cioè, la Bibbia, no? Come una Bibbia. Io vedo che voi mi state scrivendo, però siete tanto, ah, grazie, mi hanno detto, mi hanno messo qua un qualcosa di un po' più facile, ecco. Chi è che mi scrive idea bellissima? Grazie Elga Selvaggio, l'anima è ciò che conta, certo. E Paola Ganna, grazie per ciò che stai facendo per tutti. Grazie, io ringrazio Glinda. Grazie, veramente io sono felice di fare questo per voi perché so quanto bene possa fare per la vostra formazione. Vi permetterà, sono sicura, di darvi degli strumenti per essere molto più forti voi, per essere anche più obiettivi, no? In giro abbiamo tante di quelle offerte, no? C'è anche tanta aria fritta e voi saprete anche in questo modo, cioè cercare di camminare sulle strade, perché i percorsi possono essere tanti, tanto noi il percorso della spiritualità lo possiamo fare in tanti modi, non c'è un unico modo. Però l'importante è camminare e soprattutto farlo bene, ecco. Soprattutto, ripeto, cioè andare a prendere quelle conoscenze che sono delle alte conoscenze, ecco. Perciò, per ritornare a noi, alla storia della tradizione vedica della Bhagavad Gita, c'è l'opportunità adesso per voi di incontrare Giacomo Bonavegliio, che è una persona un po' straordinaria. Intanto lui è nato da genitori italiani in India, dove lui è cresciuto sino all'adolescenza, si è poi trasferito qua in Italia, ecco. Però lui ha mantenuto sempre come dire, un profilo di livello molto internazionale. Lui è un grande man, è un ingegnere, pensate, già questa cosa, no, suona strana, perché di solito uno dice, ma gli ingegneri sono un po' lobotomizzati, no? Sono tutti molto pragmatici, no? Così. Ma lui ha prima di tutto questa formazione come ingegnere presso la nostra Università Torinese del Politecnico, però poi ha studiato ad Harvard, ha studiato in giro per il mondo da tutte le parti, è stato un grandissimo manager. Ma poi lui ha iniziato ad approfondire, e calcolate che lui da 20 anni che studia la Bhagavad Gita e ha approfondito questi studi, e questo lavoro tra l'altro l'ha fatto insieme a un'altra persona spettacolare che forse tanti di voi conoscono, che è Yaya Rao, e che è venuta qua in Italia. Anche lei è stata iniziata proprio allo studio dei testi Vedanta in famiglia. E quindi, cioè, sin da piccola lei ha sempre vissuto e respirato quest'aria di conoscenze così elevate. Beh, pensate che lei, che era una grandissima manager, anche lei in India, anche lei con studi internazionali, anche lei a un certo punto cosa ha fatto? Cioè ha smesso di fare la manager e ha deciso di lanciarsi in un progetto interessantissimo, che è quello di mettere insieme, no? Quelle che sono le conoscenze e i contenuti altissimi dei Vedanta, dei testi vedici, nel mondo occidentale. Per cui lei va a fare la formazione ai manager, ai grandi manager nelle grandi società, per insegnare da un punto di vista etico, la gestione, no? Anche della finanza, dell'industria, di queste realtà dove di solito noi non vediamo mai parlare, no? Degli aspetti della spiritualità. No, lei è riuscita a fare questo lavoro di ricerca e di traduzione di quelli che sono i contenuti spirituali di questi testi nella realtà dell'Occidente. Quindi, Giacomo, quindi lui insieme a lei, quindi ha fatto un percorso, sono 20 anni che lui fa questo, e quindi è un grande conoscitore dei testi vedici e della Bhagavad Gita, per cui voi avrete l'opportunità con lui di fare, ecco, questo percorso. So che a tante persone piace fare i percorsi nelle filosofie orientali, no? E
Calcolate che la Bhagavad Gita è prima della Bibbia, è più antica, anzi pare che sia proprio l'origine, e pare che gli insegnamenti più alti dal punto di vista spirituale siano lì. Quindi pensate che cosa voi potrete vivere attraverso gli insegnamenti con il nostro Giacomo Bonaveglia. Poi abbiamo scienza e filosofia dello spirito con la nostra Regina Zanella. Dico la nostra perché tanti di voi appunto la conoscono già, ma perché facciamo questo percorso? Proprio perché appunto parlando con Regina io le ho detto, ma senti, possiamo cercare di vedere, di fare un percorso didattico dove partiamo dall'inizio, dove le persone possono capire come si è sviluppato nell'arco del tempo questa scienza, no? Spiritista, quindi quali sono stati, no? Prima di tutto come nasce la scienza spiritista, quindi lo spiritismo, e poi quali sono stati i protagonisti, no? Di questa scienza. Quindi con la nostra Regina Zanella, che per chi non la conosce è una sensitiva brasiliana che poi si è trasferita qui in Italia, che è anche presidente della Federazione Spiritista Italiana, la Fides, e che è, insomma, l'abbiamo vista anche in diverse realtà anche del mondo della comunicazione, ha fatto e ha tradotto diversi testi sudamericani, soprattutto lei ha fatto un lavoro molto bello che è quello di tradurre in italiano Non Solar, questo film che so che tanti di voi hanno visto, chi non l'ha visto lo vada a vedere, ne approfitti di questo periodo perché per adesso è ancora con le didascalie, però poi adesso lei l'ha fatto tradurre, l'hanno anche già presentato a Milano, ma poi sicuramente lo troverete fra non molto. So che Regina si sta dando da fare per trovare la strada più giusta, diciamo il canale più giusto per poterlo portare al pubblico, no? Quindi lei ha tradotto questo libro dove si parla del medium Francisco Xavier, e quindi diciamo che anche il suo contributo è un contributo importante per noi, perché ci dà l'opportunità di poter vedere come è nato questa scienza spiritista, e iniziando da Allan Kardec, da lui in avanti, sino ai giorni nostri. Perciò sono sicura che vi piacerà andare a conoscere, vedo che stanno arrivando messaggi. Abbiate pazienza perché io sto concentrata sul programma che non voglio perdere. Grazie, bellissima idea. Gabriella, ciao Anna, un abbraccio da tutti noi, va bene, grazie Alessandra, aspetta, guardo solo se è stupendamente stupendo, bellissimo. Back to university, certo Mariella, tutti quanti si torna all'università, tutti sui banchi di scuola, dovete essere tutti contenti, cominciate a prendervi i quaderni per segnarvi gli appunti, come si fa a scuola. Guardavo se sto leggendo tutti, chi è Mary, ecco, Mary che è Fogagnolo o Fogagnolo, non so l'accento tonico, carissima Anna, sto leggendo tutti i libri del Cerchio Firenze 77, bene, bene, Maglia, è tutto in armonia con l'amore, certo, sarà bellissimo ascoltare il dottore Enrico Ruggini, certo, sì, a me interessa la letteratura, no, allora, molto bene, va bene, vedo ancora lo seguirò sicuramente, Salvatore Cusumano, anche lì Anna Maria, sei grande, sì lo so, devo dimagrire. A proposito, chissà qua quando ci peseremo tutti quanti alla fine come sarà finita. Grazie, qui c'è la Ilde, ecco, del gruppo metafonico Alba,
Va bene, vado avanti a dirvi. Quindi con la nostra regina, voi altri, regina Zanella, voi altri quindi potete davvero seguire la storia, quindi come è nato lo spiritismo. Quindi Allan Kardec, che tanti di voi magari hanno letto già, ma invece tanti no, e quindi sarà, e chi l'ha già letto magari avrà piacere di sentirlo raccontare dalla nostra regina. E poi abbiamo la storia della metafonia, ho appena citato adesso, ecco, la storia della metafonia. Noi abbiamo su Focus, abbiamo i nostri cari metafonisti, abbiamo Salvatore, che abbiamo visto adesso, Cusumano, abbiamo Antonio Fois, abbiamo la nostra Ilde Genoese, che è quella, diciamo, un po' più storica, ecco, perché Ilde ha un'esperienza già, insomma, datata, e quindi alla fine, vedete, sapete, serve molto, l'esperienza, serve molto, serve veramente molto. E quindi con lei noi potremo andare a vedere quelli che sono stati i grandi metafonisti della storia. Cioè inizieremo da Padre Pellegrino Ernesti, andremo avanti a Padre Agostino Gemelli, poi arriveremo a Jurgenson, arriveremo alla Gabriella Alvisi, a Laura Paradisi, al nostro Marcello Bacci, sino ad arrivare poi a Riccardo di Napoli, che è stato il maestro della Ilde Genoese. Quindi mi pareva che fosse una persona, la Ilde, che con la sua esperienza potesse portare a voi, cioè, questo bagaglio di vita, non solo, cioè, condivisa con quello che è stato Riccardo Napoli come suo maestro, come, ma anche, cioè, i tanti anni, no, di lavoro che lei ha sulle spalle. E peraltro, voglio dire, lei ha anche scritto un libro. Lei è una persona che, insomma, per chi non la conosce, intanto la Ilde è anche una pittrice molto, molto apprezzata sia a livello nazionale che internazionale, ecco, che però ha vissuto anche lei, come tanti, un'esperienza di NDE, quindi Near Death Experience, quindi di esperienza di premorte, o meglio, esperienze di confine, non mettiamo così. E quindi lei da allora poi si è dedicata a questo studio della vita, oltre la vita. E quindi la nostra Ilde, diciamo che ha iniziato, cioè, questo suo rapporto con la metafonia, imparando, come vi dicevo prima, proprio direttamente da Riccardo di Napoli, questa pratica, e tutt'oggi lui, lei la fa, anche lei ha un suo gruppo, che è appunto il gruppo metaforico Alfa, e ha anche scritto, cioè, questo suo libro sulla metafonia. E uno, tra l'altro, è uno dei pochi libri perché non ce ne sono tanti di libri sulla metafonia, ecco, e quindi è il suo, appunto, è uno dei pochi libri. Perciò non farà la metafonia, non lo fa come lo fa anche il nostro Antonio Fois, che è molto bravo, che, insomma, e anche lui si dà molto, molto da fare, come anche Sinagra, anche io l'ho conosciuto, insomma, ce ne sono tanti, tante persone che fanno adesso, no? Ecco, la metafonia. Sinagra, io mi ricordo, l'ho conosciuto a un convegno. Quindi, ripeto, approfittatene di questa opportunità. Quindi, un conto è ascoltarli mentre fanno la pratica della metafonia. Un conto è studiare e conoscere la storia della metafonia con tutti i vari protagonisti nel tempo. Quindi mi pare che sia un bel bagaglio, no? Ecco, di novità, o di comunque informazioni da ripassare o da immagazzinare nella vostra mente, nella vostra anima, nella vostra vita. Io cerco di portarvi un dono. Per me Lux è un dono per voi, è veramente un dono. È un dono, credetemi, non è che voglia rimarcarvi la cosa, ma è solo per farvi capire che per me ha significato solo così. Se davvero riesce a diventare un dono per voi,
Perché questo è il senso, viene fatto per voi, non per me, io non ho bisogno di niente. La mia preoccupazione è di fare in modo che voi altri possiate ricevere più cose possibili, che voi altri possiate crescere il più possibile nella vostra vita e con le vostre anime. Ecco, poi abbiamo la teoria dell'educazione al cambiamento. Che cos'è la teoria dell'educazione al cambiamento? È praticamente proprio lo studio di che cosa è il coaching, perché il coaching non è niente altro che una educazione al cambiamento. Mi sembrava che fosse giusto mettere una disciplina come questa nella Lux nostra, perché mi sembra che di questi tempi più che mai ci sia bisogno di imparare a esercitarci, a snellirci, comunque a imparare ad apprendere, cioè questa pratica del cambiamento, perché noi dobbiamo cambiare. La volta scorsa io vi parlavo della resilienza, no? La volta scorsa vi parlavo appunto della capacità di trasformare, di cogliere gli aspetti positivi di una cosa negativa che si manifesta nella nostra vita. E questo è un aiuto per voi. Se voi altri potete, vi mettete a seguire le lezioni. Pierre Vicari è un mio carissimo amico, ma non perché è un mio amico, cioè io l'avrei cercato anche se non l'avessi conosciuto, perché lui è molto conosciuto ed è una persona di alto livello, ecco. Però appunto conosco la bontà della sua formazione, so che non è una persona che ha una formazione standard sul coaching, lui ha una formazione molto complessa. Io vi dico che cosa fa lui, è un personal e business coach, è un kinesiologo soprattutto, bravissimo, è un istruttore internazionale di neurotraining, è un master practitioner in PNL ed è anche un trainer. Quindi è, tra l'altro, è una persona che, ripeto, lavora con dirigenti professionisti di altissimo livello, proprio lavora con queste persone per aiutarle quando ci sono delle fasi dei grandi cambiamenti. E quindi lui va, è un po' come Enrico Ruggini che va in supporto, no? Quando ci sono le situazioni di criticità. Ecco, lui anche va in situazioni di criticità, ma dove bisogna attuare dei grandi cambiamenti. E quindi lui aiuta le persone, le realtà lavorative in questo, quindi, e li aiuta soprattutto a realizzare i loro obiettivi. Quindi lui, tra l'altro mi dimenticavo che lui supporta anche gli atleti, i team dei professionisti che vogliono migliorare ad esempio le loro performance, sia sportive, anche non solo sportive, ma anche di qualsiasi ambito lavorativo e anche le situazioni di squadra, ecco. Quindi lui ha veramente un grande, è una persona di qualità. Io mi sono preoccupata di cercarvi, perché c'è tanta gente che fa coaching in giro, ecco, ma lui lo fa in un modo diverso e voi lo scoprirete. Pierre ha anche scritto un libro molto bello che si intitola appunto Come superare la paura del cambiamento, che andate a guardare in rete, cercate Pierre Joseph Vicari. Pierre Vicari, mettete e viene fuori, così vi renderete, insomma, vi renderete conto di chi è. Quindi, la cosa bella, se voi andate ad aprire, vedrete che troverete scritta subito questa frase: non aspettate il momento migliore per cambiare qualcosa nella vostra vita. Se quella cosa non vi fa stare bene, e magari anche da tempo, potrebbe non esserci momento migliore di adesso, no? Capite già qual è lo stile, no? Con questo. Quindi quelle lezioni lì sulla teoria e dell'educazione al cambiamento, secondo me le dovrebbero seguire tutti oggi. E io ringrazio il mio amico Pierre Vicari perché ha accettato di venire e a fare squadra con noi e di darci i suoi insegnamenti, perché so che avremo delle cose di grandi livelli. Andiamo avanti ancora con l'altra disciplina, e qui c'è un'altra nostra amica che arriva, che è la nostra Mirella Restuccia. E la nostra Mirella Restuccia, che
Voi tanti di voi conoscono, perché noi l'abbiamo vista più volte venire. Mi manca una pagina della nostra Mirella, ma vado così a braccia, se noi non la troviamo, perché la stampante deve avere saltato una pagina, ma io vado a braccio. Allora, la nostra Mirella Restuccia è, prima di tutto, voi, chi non la conosce, la descrivo: è una ricercatrice spirituale, è presidente dell'associazione Anthurium Rosa in Sicilia. Lei è una grande divulgatrice, perché chi frequenta i convegni l'avrà vista appunto più volte, e poi anche adesso sta per uscire il suo primo libro, ecco. Quindi, che cosa faremo con lei? Essendo lei appunto una divulgatrice, anche lei è divulgatrice del Cerchio Firenze 77, l'avrete sentita parlare proprio del Cerchio in una delle sue dirette, perché l'avevamo concordato insieme, mi ricordo, vi ho detto parliamo un po' di Roberto Setti, e quindi, allora, lei che ama appunto divulgare queste cose, ho detto, ma perché non facciamo la storia dei medium e dei sensitivi, quelli mistici? E quindi lei ha accettato molto volentieri, molto contenta di fare questo, perciò avrete l'opportunità durante la sua docenza di ascoltare la storia di alcuni. Abbiamo trovato, ho trovato, scusate, ho avvisato il mio assistente, quindi avrete modo di ascoltare alcuni, lo so che conoscete di alcuni già delle cose così, ma la Mirella lei ve la racconta sempre con una certa enfasi, poi c'è tanta gente che non conosce, però sentiremo parlare dal nostro Gustavo Roll, Demofilo Fidani, a Pietro Ubaldi, a Corrado Piancastelli, avremo anche Roberto Setti, insomma, e tanti altri ancora. Perciò non perdetevi anche questi insegnamenti suoi, perché poi sono magari, anziché grazie, vedo i cuori, vedo che siete contenti, perché così avrete modo di ascoltare, no, il racconto della vita di questi grandi medium, di questi... Guardate, se c'è una cosa che a me dispiace di non essere ancora riuscita a fare in questa vita, e non so se riuscirò a farlo prima di andarmene, è proprio lo studio della vita dei santi. Mi piacerebbe potermi isolare per fare lo studio della vita dei santi, perché nella vita dei santi noi troviamo le tracce del cielo. E vediamo proprio il disegno divino delle loro anime per quella loro vita terrena. E quindi, allora, saremo tutti quanti ansiosi di ascoltare la nostra Mirella Restuccia, che ci racconterà la vita di questi personaggi. E poi abbiamo ancora una disciplina che a me piace tantissimo. A me piace, io ce li ho tutti questi libri. Non so voi, però è la storia della dottrina teosofica, e a svolgere questi insegnamenti verrà una persona veramente, veramente preparata. Io sono felice perché ho capito il livello di questa persona, di Mirella, è un'altra Mirella, Mirella Balla. Mirella Balla è una persona con una formazione a 360 gradi, su questo fronte è in grado di darvi tantissimo. Io sarò tra le prime, sarò in prima fila ad ascoltare le sue lezioni. Mirella Balla è una psicologa clinica, è anche lei psicoterapeuta come il nostro Enrico Ruggini, è counselor trainer. È psicosintesista, quindi è fatto da tutta la psicosintesi, è insegnante di yoga integrale, è insegnante di meditazione, è tutor presso l'università, la facoltà di psicologia qua all'università di Torino, per quelli che sono laureati nella formazione triennale e della formazione magistrale, e in qualità di tirocinanti, quindi lei li prepara all'esame di Stato per poter essere iscritte all'ordine degli psicologi, no? E quindi poter poi svolgere
la professione di psicologo. È docente presso la scuola di formazione di psicoterapia transpersonale per psicologi, per medici, per tutti quelli che vogliono svolgere anche qui la professione di psicoterapeuti. E soprattutto una persona che è non solo iscritta alla Società Teosofica Italiana, ma è anche presidente del Centro Studi Teosofici della Elena Petrovna Blavatsky. Allora, la Elena Petrovna Blavatsky è stata la fondatrice della teosofia. E io li ho tutti questi testi. Con la Mirella Balla io l'ho pregata, per favore, di creare appunto un percorso che potesse dare a voi l'opportunità, grande opportunità, perché sapete, gli insegnamenti, insegnare possono farlo tutti, basta che imparino dei testi, no? E si mettano lì a insegnare, cioè trasmettere una conoscenza ad un altro. Se non c'è una didattica, non si insegna niente. Se uno non sa, la didattica è questa, trasferire, fare in modo che l'altro possa capire quello che tu stai spiegando. Ma se poi nel fare questo tu hai l'opportunità di avere una conoscenza così ad ampio spettro, gli insegnamenti che arrivano, grazie per i vostri cuori, tutti gli insegnamenti che arrivano sono degli insegnamenti altissimi. Ora la mia preoccupazione, ripeto, io dico sempre, non so quanto resterò ancora qua, su questa terra. Cosa posso fare? Posso solo preoccuparmi di cercare di dare il meglio, di cercare di portarvi il meglio. Quindi anche nella ricerca dei docenti io ho questa preoccupazione di fare in modo che voi altri possiate avere dei docenti con delle formazioni ad ampio raggio che possano darvi il massimo, che non vi vengano solo a ripetere pedestremente delle tecniche o delle teorie, ma che vengano davvero a farvi ragionare, a farvi vivere, a farvi sperimentare. Questa è la didattica, riuscire a farvi animare questi insegnamenti. Quindi io sono felice che anche Mirella Balla sia con noi, perché è una persona di grandissimo livello, ma io vi ho detto solo una parte di tutte le cose che lei ha fatto, perché avrei dovuto leggere due pagine e quindi non ce la facevo. Ma credetemi, quando la conoscerete, poi io penso che poi la andrete anche a seguire, come anche altri nostri, i nostri docenti, perché vi verrà voglia poi, per quelli nuovi, e vi verrà voglia di andarli a seguire quando fanno i seminari, come anche i nostri quando fanno i loro seminari, sicuramente. Lo dico per chi è, quando dico nostri, dico i nostri relatori di Focus, lo dico soprattutto per i nuovi iscritti a Focus, quando vanno a fare i loro seminari e voi li potrete andare a seguire. Ma il seminario è una cosa, la Lux è un'altra storia, la Lux è la formazione di base che tutti quanti dovremmo avere, no? Perché sapete, una delle leggi è che per divergere bisogna prima imparare a convergere. Convergere vuol dire avere le basi, come io ho scritto nel mio post, una casa, per fare bene una casa bisogna iniziare dalle fondamenta, e io mi sto cercando di portare a voi il più possibile l'opportunità di crearvi delle buone fondamenta per quanto riguarda la conoscenza. Dopodiché voi potrete sperimentare tutte le varie realtà, c'è un caleidoscopio, come vi ho detto prima, cioè sperimentate, sì, ma cercate di usare bene il vostro tempo, cercate anche di fare davvero delle cose che vi facciano crescere, che vi rendano liberi soprattutto, indipendenti, e che soprattutto vi rendano delle persone grandi dentro, che vi rendano delle persone migliori dentro, perché se voi sarete migliori, saranno migliori anche le relazioni che voi avrete con gli altri fuori. Saranno migliori le situazioni che si creeranno intorno a voi, perché voi genererete dei campi positivi, e sapete che la legge d'attrazione funziona molto bene. Quindi noi
dobbiamo cercare di costruirci questa nostra vita nel modo migliore possibile. Vi prego, approfittate di questa grande opportunità. Vedo che continuano ad andare cuori. Dovrei leggere, ci sono mica delle domande per caso. Lo so che sono fuori tempo. Sono tutti complimenti, mi sta dicendo Joseph. Bene, sono contenta. Io veramente, no? Mi sento un po', come si dice, il preside di questa nostra università della conoscenza. E quindi, è poco, se avessi davanti cioè tutti gli allievi, siamo all'inizio dell'anno accademico, come succede all'università, no? Si va all'università e si inizia l'anno accademico. E quindi c'è il discorso di apertura. C'è qualcuno che sta chiedendo che cosa? Ma non capisco che cosa sia questo, no. No, questo no. Io sono nuova e sinceramente vi ringrazio perché ho tanta voglia di sapere. Bene, guarda, sei nuova e sono contenta che tu sia arrivata qua a Focus. E poi passate parola ai vostri amici, informateli che c'è Focus che fa Lux, l'Università della Conoscenza. Di modo che poi vadano anche a vedere se possono, che le seguono quando noi le mandiamo in onda, quando ci sono le dirette, se possono, perché poi fra un po', quando le persone riprenderanno a lavorare, magari chi lavora alle 3 a quell'ora lì non riuscirà, ma se lo potrà vedere poi dopo, no? Quindi vi potete vedere a qualsiasi ora. Quindi avvisate anche i vostri amici che hanno l'opportunità di poter fare dei percorsi di crescita, così di evoluzione, ecco, quindi Focus davvero vi dà questa grande opportunità per prepararvi, dopodiché potrete fare, ripeto, seguite tutti i vari corsi, seminari, le cose che ci sono in giro, però preoccupatevi di essere con le basi solide, ecco, è questo, okay? E quindi, ripeto, è come se in questo momento umano così delicato. Ah, che carina, Angela Cordova, in questo momento umano così delicato, un dono dall'alto. È vero, sai Angela cara, è proprio un dono dall'alto, perché io ho sentito proprio, cioè, in quei primi giorni, quando ci siamo lasciati, due mercoledì fa, cioè dopo io, che abbiamo incominciato a vivere, no? Eravamo all'inizio proprio, perché hanno incominciato la domenica 8, quando hanno chiuso Milano, no? Poi al martedì, c'è stata, no, la prima comunicazione ufficiale, no? E io veramente lì pensavo a tutti voi, pensavo a voi, pensavo a tutti i miei allievi dell'università, della terza età dove insegno nel corso di psicologia, pensavo alle tante persone anche che non possono, che sono più a rischio, che quindi maggiormente devono stare in casa e tutto. E lì veramente, cioè, io ho avuto proprio, è qualche cosa che davvero, secondo me, il cielo ha voluto che fosse fatto adesso. E quindi davvero, gioiamo tutti quanti. Io sono profondamente felice per voi, principalmente per voi. Per me solamente perché faccio il mio compito. Ecco, quindi ho visto che abbiamo fatto le 10:20 e direi di fare così. Segnatevi che noi avremo le lezioni della Lux al, ricordate che c'è prima lunedì, il primo giorno della settimana c'è Enrico Ruggini che fa le pillole di benessere quotidiano per voi, e quindi vi insegnerà tante strategie, tante cosette per cercare di stare bene e di non finire in depressione come alcuni vedo che stanno cominciando un po' a sbarellare. Poi noi faremo le lezioni al mercoledì, giovedì, venerdì, tre giorni alla settimana. Adesso non ho il calendario sotto mano, ma tanto adesso vi faremo tutte quante le comunicazioni, sempre alle 3 del pomeriggio, quindi la Lux è alle 3 del pomeriggio, non è alla sera. Potrà succedere che alcuni dei relatori magari vengano una volta al mese alla sera e facciano una loro diretta che può servire se magari non hanno fatto tante lezioni in diretta.
e le hanno fatte registrate, e questo può servire per poter dare a voi l'opportunità per fare anche delle domande, no? Adesso io vi scriverò, dunque, queste dirette adesso rimangono, si è deciso che in questo periodo soprattutto, che sapete che si era, avevano deciso di togliere le dirette subito, invece adesso per questo insomma rimangono, le dirette rimangono. Quindi io adesso, quando finirà la mia diretta, vi scriverò la mia mail e quindi voi altri mi potrete scrivere sulla mail e quindi se avete bisogno di farmi delle domande io ci sono. Qui non riesco, grazie per questa grande opportunità. Va bene, perciò sappiate che da venerdì inizia la LUCSA con la prima docenza e poi andremo alla settimana prossima dove noi inizieremo, ho un mio foglio che mi manca e adesso l'assistente me lo va a prendere così ve lo dico comunque dalla prossima settimana così vi dico già esattamente e così ve le potete già ecco segnare però ripeto avremo queste discipline che sono divise sulle 2 settimane sono divise sulle 2 settimane no, ci deve essere ancora un altro foglio. Però lunedì prossimo noi saremo così organizzati come docenze. Avremo cioè, lunedì prossimo le pillole, scusatemi, ma poi avremo al mercoledì saranno tutte dirette. Avremo mercoledì con la nostra Regina Zanella che farà la scienza della filosofia dello spirito. Giovedì avremo Ilde Genovese con la storia della metafonia. Poi avremo venerdì Enrico Ruggini che farà invece la storia del cerchio a Firenze. Poi la settimana dopo avremo al mercoledì la storia dei testi Veda, al giovedì avremo Pier Vicari e al venerdì avremo la teosofia, quindi al giovedì avremo la storia, l'educazione al cambiamento con Pier Vicari e al venerdì avremo la storia della dottrina teosofica con la Mirella Balla. Quindi vedete che in questo modo abbiamo le docenze distribuite su 15 giorni. Quindi prossima settimana ne abbiamo 3 di docenze, quindi 3 appuntamenti con la LUCSA al pomeriggio, in più abbiamo il lunedì. Ecco. Vi dico subito che un po' alla volta aggiungeremo ancora altre docenze. Però per adesso noi già iniziamo così, voi sapete che una settimana ci sono 3 docenze, un'altra settimana ce ne sono altre e poi si riparte di nuovo. Quindi ogni 15 giorni voi potete trovare le discipline che vi interessano. Ho trovato? Grazie. Ecco, allora, non so, non riesco a vedere bene tutto. Adesso poi guardate, quando finisce io vado a guardare tutti quanti i vostri post. Vi metto subito la mia mail, così se avete bisogno mi scrivete. E in questo modo, insomma, possiamo dare via. Quindi facciamo finta adesso di essere all'università all'inizio dell'anno accademico. Quando si fa questo, c'è la riunione di tutti quanti gli iscritti, di tutti quanti i docenti. Il rettore fa il suo discorso di apertura, come ve l'ho fatto io. Vi ho presentato perché non potevamo farlo. Tutti quanti i docenti e quindi che cosa fa il rettore alla fine di tutti quanti i discorsi? Che cosa fa? Tira fuori la campana, prende la campana e dice: si dia inizio all'anno accademico. E quindi io con questo veramente vi auguro tutti
di poter fare un bel percorso di crescita con la nostra LUX, l'Università della Conoscenza, che Focus vi mette a disposizione. Focus, il Ministero della Vita, vi mette a disposizione. Spero veramente di vedervi numerosi, presenti. Mi raccomando che prendiamo il registro delle presenze e vediamo quanti siete ogni volta. Allora, un grazie di cuore a tutti, vi voglio bene, faccio tutto questo con tanta gioia per voi. Mi raccomando, tenete duro, non mollate, seguite le lezioni, occupate bene il vostro tempo e andiamo avanti perché dobbiamo conquistarci il tunnel. Vediamo un po' di luce, ma non siamo ancora fuori da questo tunnel. Quindi mi raccomando, state tutti quanti attenti, accorti, rispettate le regole di igiene per cercare di contenere al massimo il contagio e soprattutto cercate di stare bene. Non dimenticate quello che vi ho detto 15 giorni fa. Dobbiamo produrre serotonina con il nostro cervello perché dobbiamo tenere alto il nostro sistema immunitario. Quindi mi raccomando, tutti quanti in forza, tutti quanti presenti, tutti quanti su di morale, tutti quanti a scuola e soprattutto tutti quanti a casa. Allora, un abbraccio grande e buon anno accademico a tutti. A presto.